In occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Comune di Castellabate ha organizzato alle ore 17 presso la sala consiliare Corrado Grande un incontro dibattito sul tema violenza di genere. Promuovere la parità di genere e affermare i diritti delle donne riteniamo possa essere utile non solo ad includere le figure femminili nel mondo del lavoro, ma anche e soprattutto a dare loro maggiore consapevolezza e forza al fine di poter gestire al meglio, oltre che la vita lavorativa, anche quella privata. Una donna forte, sicura di sé, indipendente e libera da pregiudizi, probabilmente sarà anche in grado di potersi difendere da atteggiamenti sessisti e discriminanti, dichiara l'assessore alle politiche sociali del Comune di Castellabate, Marianna Carbutti. Durante l'incontro si terrà inoltre la presentazione del libro Vite rubate, scritto da Manola D'Amato, comandante della Polizia Municipale di Castellabate e criminologa. Interverranno inoltre all'incontro il sindaco Marco Rizzo, la dottoressa Marianna Carbutti, assessore politiche sociali, la dottoressa Monia Monzo, responsabile del servizio antiviolenza Gemma, la dottoressa Antonella Palladino, legale servizio antiviolenza Gemma, la dottoressa Esther Apolito, psicologa servizio antiviolenza Gemma, la dottoressa Manola D'Amato, comandante Polizia Municipale Castellabate e criminologa, Roberta Piccirillo, presidente FIDAPA Castellabate. Al termine dell'incontro dibattito in piazza Madre Teresa di Calcutta, alla frazione Lago di Castellabate, si terrà inoltre la donazione della terza panchina rossa da parte della FIDAPA di Castellabate, come simbolo permanente alla lotta contro la violenza sulle donne.